Grande partecipazione di pubblico lunedì sera per l'evento organizzato da Stefania Modestino, candidata capolista al Senato nel collegio plurinominale Campania 2 per Azione Italia sul Serio. A partire dalle 18.30 tanti sostenitori e simpatizzanti si sono ritrovati nella sede del comitato della candidata in piazza Matteotti per confrontarsi sul programma del partito guidato da Carlo Calenda. In un breve intervento la Modestino ha sottolineato, tra le altre cose, che uno dei punti di forza del suo partito è rappresentato dalle idee moderate e centriste, peculiarità che non hanno le altre forze politiche presenti in campo alla prossima competizione elettorale del 25 settembre. Nel corso della serata, durante la quale è intervenuto anche Ovidio Marzaioli, candidato al Senato per l'uninominale con Azione, la Modestino ha anche evidenziato la necessità di riqualificare il sistema scolastico e di valorizzare un territorio, quello della provincia di Caserta, che non ha niente da invidiare alle altre province italiane. Hanno bisogno di interventi urgenti, scuole che non sono belle, non sono accoglienti. Ora c'è una mia alunna che sta in America, ci ha mandato le fotografie dei college. Ma perché lo studente deve essere rispettato e da noi no? Perché nelle scuole dell'Emilia Romagna e della Toscana si fa attenzione all'edilizia scolastica e i nostri ragazzi, se fanno la mensa, la devono fare sui banchi? Allora noi dobbiamo riscattare la territorialità. Noi, se non ci vogliamo lamentare più, dobbiamo dare forza ai territori, perché Caserta ritorni ad essere la cittadina che io 40 anni fa, da napoletana, ho conosciuto venendo a Caserta, una cittadina bella, pulita, a misura d'uomo, dove mio figlio, che aveva allora 6 anni, andava a scuola da solo al Giannone. Oggi io non lo manderei a 6 anni solo a scuola. Vanno a fare le cricche, gli affari, i caminetti, i circoli, i cerchi magici, e vanno a raccontare una provincia di Caserta come se fosse il Burundi, non come se fosse una provincia piena di bei giovani, di belle professionalità, di belle promesse, di eccellenze che poi, quando sono costretti ad andare fuori, emergono. Quindi noi ci dobbiamo riappropriare del territorio. Per farlo però dobbiamo avere i numeri, dobbiamo avere chi ha la forza di farlo. Ecco perché io vi chiedo di sostenere il terzo polo e di dire anche ai vostri amici di votare questa realtà, sia alla Camera che al Senato, perché noi possiamo veramente fare la differenza, perché siamo tutti rappresentanti del territorio. Quindi noi il mondo della scuola, c'è il mondo dell'impresa, c'è il mondo delle associazioni e ci sono i giovani, qua che stanno con mio figlio Luigi Maria qua fuori. Questi sono i nostri mondi che esprimono tanto, ma perché i nostri ragazzi devono fare gli emigranti, devono andare a lavorare fuori perdendo i amici di sempre, i luoghi di sempre, senza avere il supporto della famiglia, quindi non fanno i figli perché naturalmente stanno lontani. Ma perché tutto questo, se non è frutto di una scelta, ma è un percorso obbligato, noi non lo possiamo permettere più. Noi dobbiamo tagliare la testa alla cattiva politica, dobbiamo evitare che questo permanga e che gli stessi attori che hanno originato la rovina di questo territorio oggi si vengono a prendere i voti e per poi scordarsi di questa terra per 5 anni e ritornarci solo in occasione delle elezioni. Noi non vi vogliamo scocciare con discorsi politici. Qua c'è il candidato, l'avvocato Marzaioli, che con me corre per il Senato, però è l'uninominale. Dateci forza, fate in modo che noi possiamo veramente fare qualcosa per la nostra città e per la nostra provincia, ma ci vogliono i numeri. Senza le leve non si alza niente. Quindi se voi andate
tra i vostri amici e dite votiamo il terzo polo, diamo fiducia a Caserta, diamo fiducia al territorio e forse qualcosa può cambiare.